Salve a tutti, oggi prepariamo una ricetta speciale perché questo canale non ha avuto mai le ricette serie. Questa non è una ricetta di quelle comiche, ma una ricetta vera. E si chiama la pasta. La verità non gli ho mai detto il nome, anzi glielo darete voi nei commenti. Comunque, c'è aglio, pomodoro concentrato, una melanzana che faremo al forno. Dopodiché faremo questo lavoro dopo che l'avremo spaccata a metà. Faremo degli spacchi in mezzo fino ad arrivare a metà praticamente. Spacchi un po' al lato e spacchi un po' al lato, così. Faremo la stessa cosa anche a questa. Poi gli faremo anche dei taglietti così, per orizzontale. Bastano anche 3-4 taglietti. Ecco, 4 taglietti. Occhio alle dita, mi raccomando. Io sto usando questi coltelli perché non c'ho altro. Mi dispiace, in questa casa c'è poca roba. Dobbiamo comprare i coltelli nuovi perché si sono tutti rotti. Quindi, se avete coltelli, a questo punto mettiamo del tubetto di pomodoro concentrato. Io uso quello casal perché è uno dei migliori secondo me. Basta pochettino e non dovete esagerare. Ok, spalmiamo in questa maniera qua. Perfetto. Come dice un mio collega, molto ma molto ma molto bene, Giorgione, grande Giorgione. Sicuramente io non mi posso paragonare a Giorgione perché Giorgione è molto più famoso di me. Però quella barba, Giorgio, tagliatela, perché io poi quando fai le cose mi immagino i peli dentro alle robe. Allora, ok. Dopodiché prendiamo uno spicchio d'aglio, anche due se volete. Ecco, tagliare l'aglio così me l'ha insegnato mia mamma. Vedete che direttamente poi glielo taglio sopra e glielo mettiamo. Io dico che uno spicchio per feta basta, eh. Vi dico che questa pasta è una pasta molto speciale e quando l'avrete fatta si leccheranno i baffi e le donne si leccheranno le narici, che cacchio ne sono, c'hanno i baffi, qualcosa si leccano. Ok, poi ci sono anche le donne con i baffi, quelle si leccheranno i baffi come i maschi. Vi dico che una leccornia non male, perché abbiamo il gusto della melanzana, il gusto del guanciale che metteremo fra breve, il gusto della pancetta affumicata e dell'aglio e della melanzana, che la melanzana andrà dritta in forno adesso a 200 gradi per 50 minuti, 55 minuti almeno. Fai stop pure adesso. Ci siamo dimenticati un pizzico di sale, eh? Ce l'abbiamo messo subito e ora in forno per 60 minuti. In forno per 60 minuti a 200 gradi. Ok. A questo punto dobbiamo preparare un'altra base. Quelle melanzane, dopo quando sono pronte, le metteremo nella pasta, belle squagliate. Ora però prepariamo un'altra base, del bel guanciale sardo. Io gli tolgo un pochettino il pepe perché sennò è troppo piccante. Se volete glielo potete lasciare, non succede niente. E ne tagliamo diversi pezzettini grossetti che poi taglieremo a metà, quindi 3, 4 e 5, facciamo 6, va, 6, e questo lo mettiamo via. Dopodiché tagliamo anche della pancetta affumicata, in questo caso gliene metterei proprio direttamente una striscetta. Gli tagliamo via la cotenna.
che non me l'hanno tagliata, è troppo dura. Come dice Giorgione, le cotenne non buttatele mai via perché vengono bene a fare le zuppe. Qua abbiamo tagliuzzato l'aglio, il guanciale, la pancetta, mettiamo tutto assieme, un goccino d'olio d'oliva e andiamo a soffriggere. Ok, vedete che sta soffriggendo, a me piace più croccantino, quindi il guanciale lo faccio andare ancora un pochettino. Ecco, a questo punto sembra un pochettino bello soffritto, bello abbrustolito il guanciale. Aggiungiamo il latte. Se avete la panna, metteteci anche la panna, spegnete tutto e poi mettete la panna. Siccome io adesso panna non ne ho, sto mettendo il latte. Ed è la stessa identica cosa. La ricetta originale ci vuole la panna. Comunque qui basta farlo consumare e serve dargli un po' di cremosità poi a tutto. Ecco qua, facciamo consumare, farà qualche bolla, il latte normale, come quando fate bollire il latte fa le bolle. E lo facciamo consumare bene. E intanto le melanzane vanno, manca ancora circa 30 minuti. A questo punto le tagliuzziamo le melanzane a pezzettini piccoletti. Io uso le forbici perché mi viene bene, no? Ci aggiungiamo il nostro intruglio, come dice il mio amico Giorgione, proprio perché è un intruglio. Se avete la panna, metteteci la panna, rende di più. E noi mettiamo un pugnetto di sale, io metto sale fino così, voilà. E poi mettiamo la nostra pasta asciutta. Le pipe rigate, arigate. Quindi 300 grammi più o meno così qua. Un po' più rimettato. Facciamo che ci sono anche quasi 400, va. Adesso la pasta è pronta, la scoliamo. Spegniamo qua. Voilà, e la ricetta è pronta. Se volete ci lasciate anche un po' di acqua di cottura per farla più cremosa. Io gliel'ho messo, al massimo ci aggiungo un po' di olio, di olietto a crudo. Eccola qui. Poi, se volete, possiamo metterci anche il parmigiano per chi gli piace. Quindi un po' di olio a crudo e la ricetta è finita. Vedere altro. Due bagni, no? Ci sono. Ma stai riprendendo, amore? Sì. Facciamo porzioni abbondanti, va? Così consumiamo. Voilà! Beh! Buonissima! Com'è? Buona! Buonissima! Allora, ci mettiamo un po' di parmigiano, perché come diceva Bud Spencer, io il parmigiano ce lo metto dappertutto, anche nel caffè al latte. Allora, se il video vi è piaciuto, se la ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like,
lasciate dei commenti e soprattutto date un nome alla pasta. Io un'idea ce l'avrei. Pasta alla fate voi. Ciao, alla prossima.